L'innovazione dell'intelligenza artificiale sta invadendo veramente tutti i campi della conoscenza, della tecnologia, anche della ricerca scientifica. Anche noi scienziati che ci occupiamo dell'universo abbiamo bisogno di interagire con quelli che si occupano di intelligenza artificiale. E bisogna stare attenti perché sono strumenti molto potenti e possono essere usati molto bene, però bisogna avere un controllo. Quindi il sud, l'innovazione, la terra del sud, cioè l'Italia, i sud del mondo, diciamo, sono poco sfruttati, noi dobbiamo spremerli, utilizzare anche le giovani generazioni che hanno voglia di emergere, che hanno poche possibilità e quelle poche che hanno le sanno sfruttare. Rispetto ai popoli del nord, no? Per loro la vita è facile e questo è un problema per alcuni paesi dove tutto sembra già sistemato, deciso, non c'è niente da... cioè, capito? Tu hai delle energie, le vuoi spendere per fare qualcosa di buono, ma non c'è uno scopo, paradossalmente questo può rendere le persone molto infelici. Intelligenze infatti giovanili che se ne vanno, competenze che se ne vanno. Sì, questa è una grande sfortuna per l'Italia tutta, per il sud in particolare. Diciamo l'aspetto positivo è che i paesi dove vanno a lavorare li accolgono. Loro dicono sì, vabbè, voi non li volete, ce li prendiamo noi. Quindi da qualche parte la felicità la trovano i giovani, peccato che non abbiano la possibilità di farlo qui. Perché comunque c'è una preparazione accademica che ha una sua realtà, un suo anche alto valore, cioè i nostri giovani sono preparati. Sì, l'Italia investe sui giovani, e preparare un giovane all'università costa tanto e lo fa a vuoto a perdere. E questo è un danno triplo, capito? Cioè io... diciamo, paghiamo le tasse per l'università, gli studenti hanno la possibilità di studiare senza grandissimi sforzi perché comunque le università italiane funzionano, sono importanti, eccetera, Palermo ha una grandissima tradizione, eccetera. E poi dice, vabbè, ti abbiamo preparato, abbiamo speso soldi, tempo, eccetera, e poi te ne vai. E in Germania, io ho lavorato lì per questo che cito la Germania, in Germania che dicono venite, noi ci vi prendiamo, barche di soldi veramente, letteralmente, che non, la Germania investe tantissimo in ricerca. In Italia non è così, però paradosso, diciamo, non investe sulla ricerca ma la controlla la politica. La politica controlla la ricerca, cioè non c'è nemmeno la libertà di fare le cose come ci piacciono a noi. Noi siamo pubblica amministrazione, noi facciamo le cose come se fossimo un ufficio. No, le poste sono private adesso, loro hanno questa fortuna. Noi non siamo privati, noi siamo pubblica amministrazione. Se acquistiamo una penna dobbiamo riempire fogli di carta. Ecco, la burocrazia è entrata anche nel mondo della scienza. No, è così, ma non è che da poco. Ed è anche quello un danno molto importante. Cioè, io, scienziata, devo fare robe di burocrazia che non hanno niente a che fare con la scienza, che mi portano via tempo. Cioè, io costo tanto, poco rispetto alla Germania, però comunque costo tanto per il sistema pubblico. E se io devo spendere 10 minuti perché devo riempire un foglio di carta perché mi serve una penna, questo vabbè, paradosso, adesso esagero un pochino, ma più o meno siamo così. Questo è un danno che si fa alla ricerca e ai soldi pubblici, capito?